E vorrei ringraziare innanzitutto il Dio onnipotente, il Dio onnisciente, il Dio onnipresente, cioè il nostro Dio, per questa occasione che abbiamo di essere adunati a questi servi di Dio, assieme al pastore Cataldo Petrone, a cui ringrazio per l'occasione che ci ha aperto oggi di poter trasmettere un messaggio di Dio ad ogni spettatore che è con noi in questa sera. Vorrei benedire la tua vita nel nome di Gesù Cristo e vorrei inoltre porgere saluti a la mia moglie, i miei figli che mi accompagnano da casa, che sono parte integrale del mio ministero, la mia chiamata, la mia vocazione. Vorrei porgere i saluti ai miei colleghi di lavoro della ditta Prince di Firenze, che ci accompagnano pure. A tutti i nostri fratelli della Toscana, della Lombardia, di tutta Italia e anche nel mondo, che oggi hanno l'occasione, attraverso questo programma Parole di Vita, ricevere i messaggi di Dio. Glorifico il Dio perché il Signore sta già parlando. E lo glorifico ancora perché in ogni occasione che i nostri fratelli nel loro messaggio c'è una conferma per questo messaggio che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Ed io vorrei leggere assieme a te, voglio essere molto specifico, nel Vangelo di Luca, capitolo 7, partendo dal primo versetto sino al versetto 10. Ma prima di iniziare questa lettura e di tuffarci in questo testo biblico, sento nello spirito di fare una preghiera assieme a te, spettatore, che da tanto non ti accosta il Signore. Una preghiera, la preghiera che ci sono molte persone che ci stanno vedendo, che non sanno, non comprendono perfettamente cos'è la preghiera. Cos'è accostarsi a Dio? Che tuttora non hanno permesso, non hanno avuto nel loro cuore la manifestazione della fede. E a te oggi io mi rivolgo perché Dio, attraverso il suo Figlio Gesù Cristo, vuole rivelarsi a te. E che cosa è la preghiera? La preghiera in semplici parole è parlare con Dio. Semplice. Rivolgersi a Lui. È come dice la parola di Dio, accostarsi a Lui. E assieme a te vorrei fare questa preghiera di introduzione a questa parola. Se tu puoi a casa tua, per un momento, chiudi i tuoi occhi, fermati e prega con me adesso. Gesù Cristo, io sono qua assieme ai miei fratelli e a tutte queste persone che stanno accompagnando noi in questo programma. Persone che tuttora in alcune parti del mondo non ti conoscono, Signore. Ancora non hanno avuto
un'esperienza reale e personale con te. Ed io ti prego, Spirito Santo, per loro, affinché attraverso questo programma oggi la tua parola possa penetrare nel loro cuore. Noi ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Vangelo di Luca, capitolo 7. Vorrei salutare anche alcune persone che ci accompagnano dal Brasile, missionaria Elisângela, missionaria Selma, né? Pastor Isaqueu, mio fratello maggiore, la mia mamma, glorifico il Dio per la sua vita, che il Dio possa benedirli, la mia seconda mamma, la mia suocera Socorro, che il Dio possa benedirli. Facciamo questa lettura partendo dal primo versetto sino al versetto 10. Attendiamo che, ecco, che venga nello schermo, così tu puoi partecipare con noi. Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi, davanti al popolo che lo ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo, a lui molto caro, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. E rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Alleluia! Benedetto sia il Signore. Vorrei assieme a te meditare in alcuni punti importanti
al quale l'Evangelista Luca registra nel suo Vangelo. È interessante che Gesù, prima di questo momento, si era rivolto solamente ai giudei fino a questo capitolo. Ma in questo capitolo occorre un cambio. Gesù entra in Capernaum, uno dei palcoscenici dove egli stesso fece grandi cose. E arrivando lì, in un posto vicino dove era Gesù, un centurione romano, un straniero, odi parlare delle grandi cose che Gesù Cristo faceva. E in questa parte del versetto 3, avendo udito parlare di Gesù, io voglio aprire una parentesi e puntualizzare a tutti noi, Chiesa del Signore, a tutti noi, fratelli e sorelle, che in questo tempo lo Spirito Santo ci chiama, Gesù Cristo ci chiama per ancora parlare di Lui. Qui dice che avendo udito parlare. Qui Luca ci fa capire che la gente parlava delle cose che Gesù stava compiendo. E noi, tuttora oggi, fratelli, non solamente i leader, ma anche te, caro fratello, cara sorella, nella tua semplicità, devi testimoniare, devi raccontare le grandi cose che il Signore fa per te. È tempo di ancora parlare delle cose che Gesù Cristo fa per noi, perché Egli è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Ma forse te, spettatore, potrai pensare e chissà anche dire: ma Gesù per me non ha mai fatto nulla. Io voglio in questa sera, attraverso la potenza della parola di Dio, insegnarti, guidarti, affinché tu possa veramente vivere un'esperienza di fede e personale con Cristo. Questo centurione non aveva mai visto Gesù, non lo aveva mai incontrato, ma la parola di Dio dice molto chiaramente che egli chiede agli anziani dei giudei di andare da Gesù e dire riguardo a questo suo servo a cui era molto caro e presentare questo problema, espressare il desiderio che Gesù guarisse quest'uomo. E qui io apro un'altra parentesi, perché Gesù Cristo, per l'insistenza di quegli anziani, decide di andare alla casa del centurione. Io voglio dire a te in questa sera che Gesù Cristo desidera andare nella tua casa, desidera visitare la tua casa, ma non la tua casa dove tu abiti, questa casa fisica, ma la tua vita.
La tua vita è pure una casa. Gesù sta andando. E sapete, fratelli, che con questo atto, l'atto di andare verso la casa di un centurione romano per guarire un suo servo, Gesù lascia un segno e un esempio indelebile per noi. E cioè, Gesù adesso sta si rivolgendo non più soltanto ai giudei, ma anche ai gentili, anche ad altri popoli, perché Gesù Cristo venne per salvare a tutti coloro che credono in Lui. Gesù sta andando e in questo testo ci sono tre classi di persone al quale Gesù veramente oltrepassa una barriera, non avendo nessun tipo di pregiudizio riguardo agli anziani dei giudei, e cioè i religiosi dell'epoca, nessun tipo di pregiudizio per il fatto che si trattava di un centurione romano che li pregava, e nessun tipo di pregiudizio per il fatto che era un servo, un schiavo. Fratelli, e qui io lascio e lo Spirito Santo parla a tutti noi, che noi non dobbiamo avere nessun tipo di pregiudizio per nessun tipo di persone o classi di persone che si presenteranno dinanzi a noi, ma noi dobbiamo andare. Noi dobbiamo testimoniare che Cristo ha il potere per cambiare i principi di vita delle persone, per trasformare i peccatori e per salvare quelli che si sono persi. E quando Gesù sta arrivando alla casa, il centurione, sapendo che Gesù è vicino, invia degli amici. E fai attenzione adesso, perché qui c'è un segreto. Invia degli amici e il messaggio degli amici era questo. Signore, alleluia, gloria a Dio. Il centurione riconosce in Gesù che lui era Signore. Alleluia. Alleluia. E qui io apro una parentesi, perché anche noi dobbiamo riconoscere che Egli è il padrone della vita. Noi viviamo, respiriamo, guardiamo, parliamo, ascoltiamo, ci muoviamo ogni giorno, perché miracolosamente abbiamo ricevuto questo dono di Dio, la vita. E noi dobbiamo riconoscere che questa vita proviene da un Signore. Guarda l'atteggiamento di questo centurione. Signore, non dati questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Umiltà. E questo centurione manifesta umiltà nel suo atto, nell'atto di trasmettere questo messaggio. E anche noi dobbiamo accostarsi a Lui con umiltà, riconoscendo che Egli è il Signore della nostra vita. Ma la cosa che mi attira di più
è il discorso che il medesimo fa a Gesù, dicendo: Signore, di soltanto una parola e il mio servo guarirà, perché io sono un uomo sottoposto a autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, dico a uno vai ed egli va, e a un altro dico vieni ed egli viene, e al mio servo fa e questo fa. Alleluia. Questo uomo riesce, nonostante a non aver mai seguito Cristo, nonostante non aver mai camminato con Cristo, essere stato con Cristo, egli riesce a alienare la fede di cui lui ha udito parlare di Cristo ad un'azione, l'azione di confidare completamente alla parola che Cristo liberava. Ecco, è questo che noi dobbiamo fare, fidarsi completamente. E oggi Gesù Cristo sta liberando una parola per te, una parola di salvezza, una parola di guarigione, una parola per aprire i tuoi occhi. Finisco questo messaggio dicendo che Gesù Cristo resta meravigliato ed io invito a tutti quanti servi del Signore che è un tempo di fare e di dare un qualcosa di più al Signore. Noi ce ne aspettiamo che Dio ci sorprenda, ma cerchiamo in questo tempo anche noi di dare un qualcosa di più a Lui e che chissà di sorprendere anche Lui. E quando Gesù e i servi tornano a casa, il servo era guarito. Alleluia. Vorrei finire con questa preghiera ancora ringraziando il Dio per la tua vita assieme a tutti gli altri fratelli. Signore, grazie per la vita di ogni spettatore. Grazie, Signore, per ogni persona che ci ha accompagnati in questi minuti ed ore, Signore. Io benedico la loro vita. Io dichiaro, Signore, nel nome di Gesù Cristo, e noi confidiamo completamente che la Tua parola, Signore, come disse il profeta Isaia, essa non torna vuota senza prima far ciò che gradisce a Te. Io benedico ad ogni persona nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Amen.